Ministro, professore e anche maestro di sci. Per Giulio Tremonti, appassionato di montagna e sciatore da quando era ragazzo, arriva il diploma d'onorem, rilasciato dal Collegio Nazionale dei Maestri di Sci in occasione del primo criterium sugli sci per i parlamentari italiani. Tremonti e il ministro degli esteri, Franco Frattini, hanno partecipato all'evento facendo da apripista alle gare, che si sono svolte sulle valli del Cimone, a cui hanno partecipato parlamentari e giornalisti. Arrivato al traguardo, il titolare del Dicastero di Via 20 Settembre sottolinea che sugli sci, come in economia, l'importante è portare a casa il risultato. Chi va piano, va sano e va lontano. E commentando la discesa in tandem con Frattini, cita Newton. Sono sceso alle spalle del gigante, dice, rivolgendosi al ministro degli esteri, che per molti anni è stato maestro di sci alpino. Il diploma è arrivato nel corso della tavola rotonda Le montagne d'Italia, l'Italia delle montagne, a cui ha partecipato anche la campionessa olimpionica Manuela Dicenza. Avrei dovuto essere a Davos, ma tra Davos e Sessola, scherza Tremonti, non ho avuto dubbi. Tra una montagna incantata e l'Appennino incantato, 2-0 per l'Appennino e palla al centro. E tra i diversi titoli che può vantare, non ha alcuna incertezza su quello che da oggi mette al primo posto. D'ora in avanti, come dire, se uno mi dice ministro, io preferisco che mi dicano maestro.